Allora, siamo all'ultima, tra virgolette, intervista, che è quella con un batterista dai più storici italiani, Maurizio Bogo. Grazie per lo quale storico. Facciamo i complimenti per la performance. Storico perché, insomma, Maurizio è il primo in Italia ad aver pubblicato un metodo serio per doppia cassa, al quale ne ha seguito poi un altro di livello più avanzato. È il docente, se non sbaglio, anche cofondatore della Fonderia delle Arti. Sì, proprio fondatore, sì, insieme a Giampiero Garzia, abbiamo creato questa struttura. Okay. È stato ospite oggi, insomma, del Work in Progress con una bellissima performance. E dacci qualche tua impressione sul festival, sull'ambiente. Ah, il festival, l'ambiente, sicuramente è una cosa molto molto coinvolgente, come sempre. Poi sentendo anche un po' di commenti, di amici, anche del pubblico stesso, l'unico rammarico è che ce ne stanno troppo pochi, quindi l'unico rammarico è quello, però il festival in sé, l'ambiente, anche l'ambientazione, la location, mi sembrano ottime, nulla da eccepire, sono cose molto complesse da organizzare, quindi alla fine uno deve fare una somma di tanti fattori, e quindi quando vedi che si arriva fino alla fine senza grossi intoppi è un successo enorme qui in Italia. In America dove sono abituati a fare cose mega galattiche, chiaramente ci sono altri parametri. Qui da noi solo il fatto di organizzarlo e arrivare fino alla fine è già un successo per tutti. Perché allora ce ne vanno pochi, insomma, voglio ricordare così, tanto per la cronaca, per la storia, che io con l'amico Davide Pettirossi ed altri batteristi, alcuni dei quali presenti anche da oggi, eccetera, facemmo questa cosa nel 2003 che si chiamava Tempi Moderni, che era un festival come questo. Da questo avevo fatto un DVD, per cui ci siamo messi nel nostro, e mi ricordo perfettamente come si chiamava, perché in quel caso gli avevo l'organizzazione, per cui onore a Alex Barberis, Alfredo, a tutta l'organizzazione del festival, perché io so perfettamente che cosa si chiamava, proprio dall'inizio, dalla A alla Z. Perfetto. Tu hai recentemente pubblicato un album solista, sì, differente insomma dal progetto BFH, Trans Circular Group. È un disco che ospita tra l'altro musicisti del calibro di Derek Sherinian. Sì, con me. E se non ricordo male, ho visto una parolina che tu hai spiegato tutto il discorso che riguardava il Trans Circular Group. Ce lo puoi riassumere, insomma, per chi non ha ancora avuto modo di ascoltare il disco. Sì, volentieri, anche se poi a me quello che mi interessa principalmente è che la gente si appassioni di quello che sente alla fine, per cui spiegarlo è più da clinic che non non c'ha uno scopo di informare, non mi interessa molto informare, però visto che stiamo parlando di batteristi, questo è indirizzato ai batteristi, lo faccio volentieri. È un concetto semplicemente di circolarità, come la chiamo io, dei ritmi, cioè io suono, sul disco è stato specificato, insomma non sono state utilizzate sovraincisioni, per cui tutto quello che si sente sul disco è stato suonato live, e anche perché poi lo suono anche quando faccio le cliniche, quindi. E quindi utilizzo i quattro arti che ho a disposizione con dei suoni particolari, per cui con i piedi suono le due casse, però c'ho anche una cassa tamburello, insomma, per creare delle altre sonorità, così come con le mani, per creare vari ritmi che si intrecciano e si sovrappongono, sia con quello che faccio io con la batteria, per cui ipotizziamo uno spinato in quattro quarti con le casse e poi magari sopra ci sono i 12 ottavi o i 5 quarti con le mani, creando sempre però un effetto di circolarità, per cui a un certo punto si riparte da capo, no? C'è questa cosa qua. E poi non solo con i miei arti, quindi all'interno del mio strumento, ma anche con gli altri strumenti, quindi con quello che fa il basso, quello che fa la tastiera, eccetera. Detto così sembra una cosa un po' cervellotica, ripeto, alla fine quello che mi interessa è che arrivi al concetto musicale. Concetto musicale. Il trance sta per cercare di originare un effetto di trance in chi ascolta, quindi di ipnosi se vuoi. E circolare, il circolare groove perché è molto groove, cioè non faccio a soli cose, è tutto molto groove, però con questa particolarità qua. Ok, perfetto. Allora, un'ultima domanda riguardo, ecco, appunto, come abbiamo detto all'inizio dell'intervista, della struttura che hai creato con Giampiero, la Fonderia delle Arti. Sì, la Fonderia delle Arti è, diciamo, un po' la coronazione di, come possiamo dire, di quello che
che è un po' quello che ho fatto da sempre, no? Quindi dedicarmi ai miei progetti musicali e alla didattica. E, arrivato a 45 anni, perché l'ho aperta 4 anni fa, insomma, quindi avevo più o meno quell'età, dopo varie esperienze, alcune delle quali è andata anche molto male, devo dire, perché magari molte di queste strutture poi sono gestite male, a livello manageriale, voglio dire, ho detto forse è il momento che faccio una mia. Mi si è creata un'occasione, nel senso che ho trovato uno spazio molto bello, molto affascinante, perché era una ex fonderia distrutta, tutta da rifare, dove quindi uno spazio, l'archeologia industriale, come possiamo dire, no? Uno spazio molto bello con questi soffitti enormi, un'ex industria, dove dentro, facendo gli opportuni lavori, ci abbiamo fatto questo luogo dove si fa musica, si fa teatro, e Giampiero Ingrassia, come l'ha ricordato tu, è un mio carissimo amico, ma è anche il cofondatore insieme a me di questa struttura. Quindi facciamo teatro, facciamo cinema, facciamo fotografia, facciamo esposizioni d'arte, facciamo concerti. Anche a tutto tondo. Sì, diciamo che mi piaceva l'idea in questo periodo storico dove di scuole di musica ce ne stanno 100 milioni, di scuole, c'è tutto troppo, diciamo. Mi piaceva fare una cosa che riuscisse a riassumere le varie arti, perché in fondo noi siamo almeno appassionati di musica, ma anche di cinema, di teatro e di tante cose, no? Perché non è che uno va solo a sentire concerti, mi piace andare al cinema, mi piace andare al teatro, mi piace vedere un bel quadro. Però ho detto, vediamo se riusciamo. C'ho tanti amici in tanti settori, quindi li ho coinvolti in questa società e abbiamo fatto questo spazio che è molto bello, così mi dicono, insomma lo volevo dire io, ma così va molto bene come attività, e quindi ovviamente all'interno insegno anche il batterio. Perfetto. Poi ti rinnovo i complimenti per la performance e ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie a voi, grazie. È stato un piacere avervi di nuovo qui con Planet Drum. Magari speriamo in futuro una nuova intervista per un nuovo disco, no? Perché no? Molto volentieri. Okay, grazie perfetto. A voi. Ciao, grazie.